Buonasera. Il motivo per cui abbiamo deciso di fare questa fiera, insomma, è più di uno. Il fatto che sia la prima volta che viene fatta una fiera di fotografia in questo luogo, che troviamo magnifico, il fatto che sia la città in cui operiamo, quindi ci sembrava anche giusto farlo per quest'altro motivo, e fondamentalmente, non essendo necessariamente una galleria di fotografie, comunque abbiamo alcuni artisti che usano quel mezzo, quindi questo è un altro dei motivi. In particolare l'artista che esponiamo è Robert Mapplethorpe, che è stato fondamentalmente forse uno dei primi fotografi ad essere riconosciuto anche quale artista. E noi rappresentiamo la Fondazione Mapplethorpe da qualche anno in Italia. In questo momento abbiamo anche una mostra di Mapplethorpe in galleria, ma è molto più importante dire che ci sono due mostre di grande qualità in due musei italiani, una al Madre di Napoli e una alla Galleria Corsini di Roma, che fanno capire alcuni aspetti dell'opera di Mapplethorpe riguardo al nostro paese e alla tradizione classica. Mapplethorpe è stato da una parte un innovatore che ha guardato ad alcune cose che magari hanno un tono più scomodo, e ad altre che invece riguardano proprio la pittura e la scultura classica, quindi uno studio di esse, e tramite quello anche della natura morta, naturalmente, tramite quello tradurlo in termini presenti e attuali. Quello che presentiamo sono una sequenza di fotografie, evidentemente era una giornata felice, era il suo compagno dell'epoca che si chiama Milton Moore, e sono state scattate a Puerto Rico, sulla spiaggia in varie posizioni. In qualche modo forse possono ricordare, così, a vederle una dopo l'altra, quell'idea che aveva espresso Edward Muybridge rispetto al corpo e rispetto alla posizione del corpo. La fotografia che abbiamo invece su un'altra parete riguarda le mani di una famosa ballerina americana, cioè Lucinda Childs, quindi di nuovo un'idea del corpo e di come il corpo si disponga nello spazio e di come alcune parti del corpo possano essere viste come parti, diciamo, scultore, come un frammento di un movimento bloccato proprio nel momento in cui accade. L'ultimo è un piccolo poster della mostra che abbiamo, con la testa abbastanza imponente di Arnold Schwarzenegger, che di nuovo è sia lui che Lisa Lyon, che Mapplethorpe ha ritratto moltissime volte, sono due figure importanti per un motivo specifico, cioè per una certa coscienza dei muscoli e di come costruire la propria corporatura, che ha avuto, diciamo così, preminenza alla fine degli anni 70 in poi. Lisa Lyon è la prima culturista famosa della storia, forse dopo non ce ne sono state altre, nel senso che è una donna che, anche tramite quello che Mapplethorpe ha fatto, quindi le foto che le ha dedicato, è diventata una donna di un certo culto. I corpi, sia il suo che quello di Schwarzenegger, diventano un po' come senza sesso, cioè non hanno più una qualità così accentuata se siano maschi o femmine. Diventano in qualche modo neutri, cioè un oggetto da fotografare come tanti altri, come capita per le altre cose di Mapplethorpe. Alla fine, anche se l'intenzione è diversa, il tipo di fotografia e di immagine che uno vede come risultato finale è ovviamente diverso, il modo in cui viene fotografato è in qualche modo, diciamo, oggettivo per certi aspetti. Quindi un fiore è pari a un particolare anatomico, non cambia di molto. I ritratti fotografici prendono da molta della sperimentazione fotografica del secolo scorso, dalla Germania all'America fino a quello che è accaduto anche prima in Francia, e man mano sono un distillato di tutte queste cose.